Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. La passione del Signore nelle visioni di Anna Caterina Emmerich. La morte di Gesù. Quinta, sesta e settima parola. Sapendo Gesù che già tutto era compiuto, affinché si adempisse la scrittura, disse: «Ho sete». Quando tornò la luce del giorno, si vide il santo corpo del Signore appeso alla croce, esangue, livido e più bianco di prima a causa del sangue versato. Gesù era moribondo. Con la lingua riarsa pronunciò: «Ho sete». Ma poiché i suoi amici fedeli continuavano a guardarlo dolorosamente senza far niente, il Signore chiese: «Non potreste darmi una goccia d'acqua?» Egli voleva intendere che durante l'oscurità nessuno li avrebbe visti. Giovanni rispose addolorato: «Oh Signore, ti abbiamo dimenticato». Questa dimenticanza da parte dei suoi più intimi amici deluse Gesù al punto tale che egli sussurrò interiormente: «Anche i miei più prossimi dovevano dimenticarmi e non darmi da bere, affinché ciò che sta scritto trovasse compimento». Gli amici di Gesù offrirono denaro alle guardie perché gli portassero un po' d'acqua, ma anche questi ultimi presero il compenso e non gli diedero nulla. Uno di loro immerse una spugna nell'aceto, in un bariletto di scorza, e vi aggiunse del fiele per darglielo a bere. Il centurione non lo permise. Strappò dalle mani del soldato la spugna, la svuotò e l'impregnò d'aceto puro. Poi l'adattò a una canna d'issopo e la pose in cima alla sua lancia, che portò fino alla bocca del Signore. Gesù pronunciò alcune parole di cui ricordo solo queste: «Quando io non avrò più la mia voce, parlerà la bocca dei morti». L'ultima ora del Signore era ormai prossima. Egli lottava contro la morte come un uomo comune. Un sudore freddo gli copriva tutto il corpo e il petto ansimava sempre più forte. Giovanni sotto la croce gli asciugava i piedi con un sudario. Maria Maddalena, distrutta dal dolore, era appoggiata dietro la croce. La Vergine si manteneva in piedi fra la croce di Gesù e quella del buon ladrone, sostenuta da Salomè e da Maria di Cleofa. Giunto all'estremo, Gesù disse: «Tutto è compiuto». Sollevò il capo e gettò un grido forte e soave che penetrò il cielo e la terra. «Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito». Quando il Signore chinò il capo e rese lo spirito, erano passate da poco le ore 15. Vidi la sua anima discendere nel limbo come una figura luminosa. Giovanni e le pie donne caddero con la fronte nella polvere. Tutto si era ormai compiuto. L'anima del Signore aveva abbandonato il santo corpo. L'ultimo grido del Santo dei Santi aveva fatto tremare la terra e quelli che lo avevano udito. La roccia del Calvario si spaccò e numerose case crollarono. Le poche persone ancora presenti sul Golgota si percossero il petto e si affrettarono a rincasare. Le vidi profondamente commosse mentre si laceravano le vesti e si cospargevano il capo di polvere. Giovanni e le pie donne si rialzarono
e prestarono amorevoli cure alla Vergine. Il centurione, dopo aver presentato l'aceto al Salvatore, era rimasto stranamente impressionato. Fermo sul suo cavallo, egli non poteva più distogliere gli occhi dal santo volto di Gesù coronato di spine. Perfino il cavallo abbassò il capo e il centurione gli allentò le redini. In quel momento la luce della grazia lo illuminò ed egli si sentì trasformato. Il cuore orgoglioso del fiero centurione si era infranto come la roccia del Calvario. Egli gettò lontano la lancia, si batté il petto con forza ed emise il grido dell'uomo nuovo. Benedetto sia il Signore Onnipotente, il Dio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Questi era certamente un giusto ed è veramente il figlio di Dio. I suoi soldati gli fecero eco, perfino alcuni farisei si batterono il petto. Pronunciate le parole di redenzione, il centurione consegnò il cavallo a Cassio e gli affidò il comando. Poi prese commiato dai suoi soldati e lasciò il Calvario. Lo vide annunciare la morte del Salvatore ai discepoli nella valle di Gion. Infine si diresse al palazzo di Pilato. Il Signore aveva ormai affidato la sua anima al Padre e abbandonato il suo santo corpo alla morte. Egli aveva pagato il suo debito d'amore all'umanità. Con un'estrema convulsione, il corpo di Cristo divenne esangue e impallidì in modo straordinario, mentre le sue ferite, dalle quali era fuoriuscito il sangue in abbondanza, risaltavano come macchie scure. Il suo volto si era allungato, perché le gote erano afflosciate. Il naso sembrava più affilato e gli occhi pieni di sangue erano rimasti aperti a metà. Nell'affidarsi completamente alla morte, Gesù aveva sollevato la sua testa coronata di spine, lasciandola ricadere sotto il peso dei dolori. Le sue labbra divenute livide e contratte si erano socchiuse senza più alcuna tensione. Così le sue mani sostenute dai chiodi si distesero, come anche le braccia. Il suo dorso si irrigidì lungo la croce e tutto il peso del corpo poggiò sui piedi. Le ginocchia si piegarono tutte da un lato ed i suoi piedi trafitti si girarono un poco intorno al chiodo. La Vergine guardò quel santo corpo, concepito per opera dello Spirito Santo nella più assoluta purezza, come carne della sua carne, ossa delle sue ossa, cuore del suo cuore, adesso privato di ogni bellezza e separato dalla sua anima santissima. La madre lo contemplò con una sofferenza indicibile. Sospeso alla croce tra i due ladroni, sfigurato e disprezzato da coloro che era venuto a salvare. Adesso, pur così sfigurato, il santo corpo del Signore imponeva rispetto e toccava il cuore degli uomini. La sua dolorosa passione e l'atroce morte sulla croce ispirarono profondamente la conversione di numerosi peccatori. Gesù stesso aveva detto: «Se il seme non muore, non porta frutto». I ladroni erano in preda a frequenti convulsioni. Dismas pregò per tutto il tempo del suo supplizio sulla croce. I farisei tentarono di misurare con le corde la profondità della spaccatura della roccia, ma non riuscendo a toccarne il fondo lasciarono il Calvario, salutati dai lamenti degli amici di Gesù.
I soldati romani andarono a rinforzare quelli che custodivano le porte della città, perché si temeva una sommossa. Il silenzio e il lutto regnavano intorno al corpo del Signore. Di fronte alla croce vidi solo gli amici di Gesù. Dalle valli circostanti qualche discepolo del Signore guardava con inquietudine verso il Calvario. L'aria si era rinfrescata, ma la luce del sole era ancora offuscata. La coroncina alla Divina Misericordia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo. Nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi. Il terzo giorno risuscitò da morte. Salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Ha detto Gesù a Santa Faustina: chi confida nella mia misericordia non perirà, poiché tutti i suoi problemi sono miei e i nemici si infrangeranno ai piedi del mio sgabello. Eterno Padre Dio, offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Il Signore nostro Gesù Cristo.
Alle anime che meditano devotamente sulla mia passione, concedo il maggior numero di grazie. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero, per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Esigo da te atti di misericordia che debbono derivare dall'amore verso di me. Devi usare misericordia sempre e ovunque verso il prossimo. Non puoi esimerti da questo, né rifiutarti, né giustificarti. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Ho aperto il mio cuore come una viva sorgente di misericordia,
tutte le anime vi attingano la vita, si avvicinino con grande fiducia a questo mare di misericordia. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero, per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Nessun'anima che si sia avvicinata a me è ripartita senza essere stata consolata. Ogni miseria affonda nella mia misericordia e da questa sorgente scaturisce ogni grazia salvifica e santificante. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
santo, forti, santo, immortali, abbi pietà di noi e del mondo intero. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno dei padri, confidiamo in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità, confidiamo in te. Misericordia di Dio, confidiamo
peccatori induriti. Confidiamo in te, misericordia di Dio, che ci proteggi dal fuoco dell'inferno. Togli i peccati del mondo, perdonaci, oh Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, oh Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita e in cui il tesoro della compassione è inesauribile, rivolgi a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smariamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, la quale è amore e misericordia, per Cristo nostro Signore. Amen.